fam, what's going on, man? E fam, allora, oggi siamo al Wow, al mio ristorante dove si trova ad Asola, dove andiamo a presentare una ricetta molto easy ed efficace, cioè una spuma di patate al basilico con dei gamberi argentina saltate al lime. Questo piatto lo chiamiamo piatto special perché è la voce che abbiamo nel menù. Dove, se siete curiosi, veniteci a trovare a provarlo. E what can I say? Andiamo in cucina. Allora, per la spuma di patate andiamo a pellare le nostre patate, tagliarle a cubetti e farle andare a bollire. Qua abbiamo il runner che ci serve per cuocere a bassa temperatura. Mentre sta cuocendo le nostre patate, andiamo a pulire i nostri gamberi. Intanto andiamo, togliamo la testa e se riusciamo, togliendo la testa, prendiamo da questa parte qua e tiriamo fuori l'intestino. Ok, se riusciamo, se no andiamo a fare un taglio dopo aver tolto i carapaci. Ok, andiamo a fare un taglio qua sopra e tirare via l'intestino. Allora, come avete visto, quindi per me è molto importante trattare bene gli ingredienti, quindi meno tocco possibile e cercare di avere questa mantenenza, cioè il bello, il lusso proprio della materia prima, perché è molto importante. E a quanto avete visto, tutto questo scatti del gambero non va buttato via perché andiamo a usarlo per fare del fumé. Adesso andiamo ad aggiungere il rimanente degli ingredienti alle patate, quindi il burro, latte, panna e il nostro crema al basilico. Qua abbiamo ottenuto il composto omogenea e fluida. Adesso andiamo a trasferire nel sifone dove andiamo a mettere il nostro N2O per creare la spuma di patate. Lo filtriamo per essere sicuri che non ci siano grumi e roba varia. Aggiungiamo il nostro N2O. Andiamo bella seccarata e adesso andiamo a farla riposare nel runner per intanto che andiamo a saltare i gamberi. E abbiamo i nostri gamberi, teniamo il fuoco super alto perché i gamberi non vanno cotti tanto. Questa qua è la nostra riedizione, avete visto, ben saporito. Allora, per l'impiattamento abbiamo posizionato i nostri gamberi con il suo ristretto e adesso andiamo ad aggiungere la spuma di patate al basilico. Adesso andiamo a metterci un po' di germogli per abbellire il piatto e anche per dare questo gusto del verde all'interno del nostro piatto. Allora, fam, ecco il piatto pronto e abbiamo messo 2-3 germogli per abbellire il piatto e che dire,
gambera argentina saltata al lime con spuma di patate al basilico e dei germogli. Veniteci a trovare!